Sabato 8 giugno, a pugno chiuso, in provincia di Foggia, Conad Adriatico ha organizzato una conferenza stampa di presentazione in vista dell'assemblea di bilancio. In netta controtendenza rispetto all'andamento negativo della grande distribuzione, la catena dei supermercati Conad chiude il 2018 con risultati positivi. Il gruppo porta il giro d'affari a 1,2 miliardi di euro e si rafforza in tutte le regioni in cui opera. Nel piano di sviluppo al 2021 sono previsti investimenti per 78,6 milioni di euro, un progetto finalizzato a nuove aperture, ristrutturazioni dei punti vendita, adeguamenti informatici, servizi per clienti, attenzione all'ambiente. Buoni anche i risultati sul fronte della sostenibilità ambientale. La cooperativa si conferma dunque leader di mercato in Abruzzo con una quota del 27,5% e in Molise con il 22,7%. Significativi i dati di Chieti, dove una famiglia su tre sceglie Conad di Teramo, che chiude il bilancio con una famiglia su quattro. Soddisfatto del più 15,5% rispetto al 2017 è il direttore generale di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando. Conad è cresciuto rispetto al 2017 del 15%. In una situazione di crisi, in una situazione di difficoltà come tuttora siamo, crescere del 15% in valore assoluto e dello 0,8% in valore di strutture omogenee significa che abbiamo conquistato tanti nuovi clienti. E noi non li chiamiamo consumatori perché sono i clienti a cui dobbiamo rispondere rispetto ai loro bisogni e alle loro esigenze. Il 2019 sarà un anno particolarissimo perché per noi, diciamo, dopo l'entrata nella nostra organizzazione dei quattro punti Finiper, i punti vendita più a sud di Iper, quindi Civitanova, Colonnella, Pescara e Ortona, già era un'attività abbastanza, voglio dire, difficile perché quattro punti vendita di grande dimensione portano comunque un livello di servizio, un adeguamento degli assortimenti molto importante. Poi se l'autorità garante della concorrenza ci darà anche l'ok a fare questa operazione di salvataggio su Auchan, penso che avremo 3-4 anni di grande difficoltà, di grande impegno, però di grande entusiasmo, perché riportare in Italia un'azienda che era italiana e poi è stata dei francesi per alcuni decenni è una grande soddisfazione.